Coach John Parco e Marco Magnabosco, ottava vittoria consecutiva in casa, John, all'Odegaard andate con il vento in poppa, come si suol dire, 3-1 sul Milano, importante perché il Milano è la squadra che vi precede in classifica, ma adesso il divario è decisamente più corto. No, sicuramente è stato molto importante per noi. Era una partita che, dicevo prima, la partita che valeva 8 punti, nel senso che se perdevamo eravamo 8 punti sotto. Invece siamo a 2 punti adesso di Milano e a 8 al quinto posto, quindi era molto molto importante questa vittoria. Partita difficile, John, è partita bene all'inizio, come fate spesso nelle partite casalinghe, li avete pressati, costretti alla difensiva, vi siete guadagnati subito una superiorità numerica che avete sfruttato, poi la partita è andata via via un po' a chiudersi, o sbaglio? Ma chiudersi no, sai, è andato così, insomma, noi abbiamo fatto meno male 2 gol nel primo tempo, come hai detto, e dopo ovviamente volevamo chiudere zona centrale e non lasciarle entrare in velocità e siamo riusciti, insomma, loro hanno creato veramente poco, quindi e le occasioni le abbiamo create noi in contropiedi, esattamente quello che volevamo. Ci sono Complimenti. stati, John, due episodi di questa partita che mi sono piaciuti particolarmente tanto. Una è stata la chiusura di Di Domenico in quel contropiede, eravate in superiorità numerica, avete concesso un contropiede, è stato il primo a tornare e ha sradicato il disco da Kinasevic, dimostrando grande Sì. generosità e anche grande velocità di pattinaggio. E poi mi è piaciuto stasera anche Borrelli in situazione di playmaker difensivo nei power play. No, è un ruolo. Beh, prima parlo di Borrelli, è già un mese e mezza che mettiamo Dave in power play sulla linea blu e sta migliorando. Non è ovviamente fuori ruolo, non è una cosa che impari subito a fare, e lui si sta adattando molto bene, quindi no, complimenti a lui per quello. Ci dà un pochettino di qualcosa in più offensivo sul power play, ecco. E poi no, il fatto di Domenico che è tornato con tanto grinta, mi sa che c'era anche Ulmer che ha battuto via il disco alla fine, quindi non era solo lui, ma erano in 2 o 3 che si sono impegnati per tornare a salvare il disco o salvare l'occasione di Milan. Quindi no, complimenti alla squadra. La squadra ha lavorato, gli ho chiesto di giocare con tanta energia e l'hanno dimostrata di avere questa energia in campo. Marco, prima stagione in Serie A, all'inizio hai avuto più spazio anche perché c'erano tanti infortuni, adesso meno, stasera ad esempio non ti ho visto sul ghiaccio, però alla tua età un palcoscenico del genere e un'occasione del genere sicuramente non capita a tutti. Sì, certo, sono molto onorato di far parte di questo grandioso gruppo. Coach John Parco mi ha dato la possibilità e spero di fare il massimo per dare una mano a questa grande squadra. Come ti sei ambientato all'interno dello spogliatoio? So che sei anche uno molto. Sì, molto bene, dai. Cioè, è stato molto rapidamente perché conoscevo già gran parte dei nostri giocatori e anche con gli stranieri non ci è voluto poco, insomma, per un gran gruppo, diciamo. John, abbiamo parlato all'inizio della classifica, dei 2 punti che ora separano l'Asiago dal Milano. Beh, credo che a questo punto della stagione il vostro obiettivo sia quello di entrare ai playoff dalla porta principale, ovvero arrivare nelle prime 5 del Master Round. Non è facile, è ancora parecchio distante, però questo deve essere, credo, il vostro obiettivo. Alla classifica mancano i punti delle trasferte. In casa avete un passo e fuori un altro.
No, se, guarda, se guardi com'è veramente la classifica, noi abbiamo lasciato 6 punti a Fassa in trasferta e abbiamo perso 3 partite ai rigori in trasferta, quindi in un punto è l'overtime a Ponteba, quindi per la maggior parte sono stati sconfitti contro gli stessi. Beh, Fassa per primo e ha lasciato un punto a Ponteba, quindi erano partite, punti molto importanti per noi. Adesso speriamo di non fare lo stesso sbaglio domani, scusami, dopodomani. E cosa vuoi? Abbiamo sempre fatto molto bene in trasferta, per la maggior parte. Tira fuori un paio di partite contro uno contro Bolzano, eravamo sempre là, là in ogni partita con una possibilità di vincere ogni partita. Quindi, sì, sarebbe veramente comodo che gira una volta o un paio di volte nel nostro favore in trasferta, quello poco ma sicuro. E vediamo come va a finire Ecco, Ponteba. sì. Grazie a tutti e due. Ok. Grazie. Grazie.